Innanzitutto voglio rassegnare la mia gratitudine nei confronti dell'autorità giudiziaria di Trani, sia la Procura della Repubblica che gli uffici del Tribunale, per la rapidità con la quale si sono mossi in un processo estremamente complesso. A praticamente 2 anni dall'evento siamo già in udienza preliminare, credetemi, in situazioni del genere questo è veramente un record. La totale esclusione di qualsivoglia responsabilità della Regione Puglia ovviamente per noi è un motivo di grande conforto, perché ovviamente il chiacchiericcio in questi 2 anni è stato pesantissimo, pesantissimo soprattutto perché le regioni purtroppo non hanno organismi che possano controllare i loro concessionari. Gli unici organi di controllo sono dello Stato, in passato l'USTIF, adesso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, e questo ovviamente è un gravissimo vulnus, perché le regioni hanno la gestione dei contratti di servizio e non hanno gli organismi di controllo, quindi non siamo messi nelle condizioni, se non dal governo stesso, di controllare l'adempimento dei contratti di servizio, e questo evidentemente deve indurre il legislatore a prendere una decisione definitiva su questo punto. Ovviamente noi saremo al fianco delle famiglie, delle persone offese, di coloro che hanno avuto vittime e feriti, lo faremo con grande determinazione, seguirò personalmente il processo con l'avvocatura regionale e ci auguriamo che la verità possa contribuire almeno un po' a lenire il dolore gravissimo che queste persone stanno ancora vivendo e vivranno per tutta la vita. Grazie.